il pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Il primo tempo per questa prima giornata, Ladies Cup, Real Tip contro NSSC. Andiamo a parlare con le giocatrici NSSC. Andiamo a parlare. Capitano, 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 devi parlare. Vai, cognome? Devo dire? Monaco Francesca. Monaco, primo tempo che vede in difficoltà, il risultato di 3-0 che vi sfavorisce. La prima giornata, cosa c'è da migliorare? Siamo un po' lente, passaggi poco precisi e loro corrono un po' di più. Quindi ci fregano su questo. Poi l'emozione, abbiamo saputo loro il secondo anno, noi la prima partita che facciamo contro un'altra squadra che non siamo noi stesse, quindi è l'emozione che ci sta fregando, però ce la faremo, ce la metteremo tutta. Va bene, si è imboccato per il secondo tempo, andiamo a parlare con il Real Type. Naso! No, Naso, te la fai, fatti un raddoppietto, cosa? Ma che cosa devo fare? Però siamo come prima partita la male. Naso, primo tempo che vede sul risultato di 3-0, state giocando veramente molto bene, cosa mi dici? Che potevamo fare molti più gol. Che i primi 15 minuti abbiamo giocato forte, abbiamo corso tanto e quindi eravamo stanche. Quindi potevamo fare molto di più. Potete fare molto di più, quindi cosa c'è? Nemmeno un tiro. Cosa c'è ancora da perfezionare per il secondo tempo? Che davanti alla porta dobbiamo segnare di più, essere più lucide e non più incisive. Sì. Va bene, si imbucca allora per il secondo tempo, la possiamo dare inizio, la seconda parte di match. Un sì, saluto. Eccoci qui nella prima giornata del torneo Ladies Cup, seconda edizione. Siamo qui con Roberta Guglielmini e Valeria Naso. Valeria, migliore in campo, vediamo infatti la medaglia. E Roberta, migliore delle sue, la partita tra NSSC contro le Real Tip che Real sono... Type. Real Type, una fusione con le vecchie Smirsi, con qualche giocatrice della Lady Soccer in cui avete fatto le presenze. Valeria, da te veniamo dopo che hai vinto la migliore, la palma della migliore in campo. Roberta, invece, un esordio per 9-0 avete perso, però il migliore in campo e portiere vuol dire che poteva finire ancora di più. E secondo te, la seconda domanda è se è dovuto tutto all'esordio, alla prima partita in un torneo, diciamo, amatoriale, oppure veramente dovrete migliorare qualcosa a livello di gioco? Ma sicuramente, a parte un paio che abbiamo già giocato, io e un'altra, è proprio le ragazze che si devono ancora abituare alle regole, a come gestire... Stare in campo, diciamo. Sì, assolutamente. Voi venite da qualche partitella fra di voi, interparrocchiale? Sì, allenamenti, semplicemente. Ah, quindi praticamente fra un po', diciamo, secondo me immaginerete più gioco e più, sì, magari registrerete più reparti. Ma già a fine partita si vedeva che si erano aumentate di più. Perfetto, come prima esperienza, anche l'anno scorso ci sono squadre che sicuramente quest'anno potranno dire la loro. Speriamo, un augurio nostro dell'organizzazione SK, che magari voi, diciamo, prima riuscirete a registrare bene i reparti e a fare un po' più di gioco di squadra. Sì, comunque un grande riconoscimento per te, per la prima partita migliore in campo delle due, eravate ben 11, ricordiamolo. Un saluto anche al mister Danilo e Enzolone. A parte questo, a chi vuoi dedicare questa tua buona prestazione di oggi? Ma... anche se ti va qualcuno, scusami se ti interrompo, qualcuno al di fuori del torneo? No, più che altro all'impegno di tutte quante. Perfetto, ricordiamo sempre che un torneo veniamo qua per divertirci. Migliore, perfetto, veniamo qua per divertirci, quindi l'importante veramente è uscire dal campo soddisfatti. Sicuramente, ma lo siamo sicuramente tutti quanti, anche se il risultato non lo dice. Vabbè, ma i risultati verranno, l'importante è che uscire dal campo soddisfatti a livello di divertimento. Sì. Roberta, di nuovo complimenti per il tuo riconoscimento, ci vediamo alla prossima. Ciao, in bocca al lupo. Valeria, Naso, grandissima partita per te, 5 reti, vieni un po' più qui. 5 reti, abbiamo registrato veramente un'ottima prestazione da parte di Capitan Formicola e compagne. E vi trovate bene già da subito, già dalla prima partita, anche perché siete, possiamo dire, una fusione tra due squadre del vecchio torneo, diciamo. Sì, anche se la prima volta giochiamo tutti insieme. Per questo è la prima volta, ma subito avete dato prova che siete sicuramente una delle squadre da battere. Perché singolarmente più o meno sono tutte brave. E con chi ti sei trovata meglio tra le tue compagne? Con tutte. Con Paola, magari già avevi giocato anche nella Lady Soccer. Sì, con Paola ho giocato la partita scorsa.
ma la squadra non era la stessa, non eravamo supportate dalla difesa in questo modo, le ragazze erano molto brave. Lucia ha vinto miglior difensore del torneo, quindi riusciamo a dare di più. Perfetto. Valeria, sei lanciatissima anche nella classifica cannonieri. Ci conti a raggiungere qualche premio individuale? No, io voglio vincere il primo posto con la squadra. Con la squadra, perfetto. La filosofia è quella giusta. E chiudiamo con... Perfetto, perfetto. Sì, ovviamente. Sicuramente le soddisfazioni personali vengono dopo le soddisfazioni di squadra. Dedichiamo questa medaglia o ringraziamo qualcuno in particolare? Ringrazio la squadra, che senza di loro sicuro non avrei fatto 5 gol. Perfetto. Speriamo di fare sempre meglio. Complimenti Valeria Nasso. Grazie. Di nuovo, ottima prestazione. In bocca al lupo a Real Type. Alla prossima.